Ma in base a cosa il master decide la difficoltà del tiro di un'azione che vuole fare un giocatore? Dipende se vuole andare a braccetto o se vuole andare da manuale. Perché tantissime delle DC sono segnate. Le trappole, complessità delle trappole e compagnie. Ma in generale le DC delle cose vanno da 5 a 30. A scaglioni. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 è tipo leggendario, 5 è una merda. E molte volte io consiglio, oltre a tarare la DC, anche a tararla in base a chi lo fa. Cioè, finché non è una cosa precisa, che ne so, c'è una persona che il bardo di turno che vuole fare un attimo un'orecchiata per capire se un altro bardo lo conosce o qualche cazzo del genere, non gli far tirare su storia. Perché? Perché è un bardo, soprattutto se è un bardo della conoscenza, che ha studiato, che si è fatto le lauree praticamente, faglielo fare istantaneo o dagli un vantaggio, giusto per eliminare sempre quella cosa del fa uno. Poi se fa snake eye, quella è la solita cosa che dipende dal master. Io, come dico sempre, al barbaro che c'ha 20 a forza, che sta a fa braccio di ferro con lo gnomo che c'ha 8, se gli piglia la sfiga di Cristo de fa 1-1, non fate che lo gnomo tipo One Punch Man lo distrugge. Fate qualche cosa interessante, del che cazzo ne so, scivola e vede una signorina di sfondo che lo distrae, una cosa che mantiene un po' i livelli all'interno del mostro e del mostro del mondo. Sì, esatto, poi rimane sempre a discrezione del master e di coerenza. Cioè, io molte volte, ad esempio nelle mie campagne, uso una meccanica bellissima chiamate i tiri passivi, che è una cosa che in realtà in D&D esiste di ogni cosa. Cioè, la percezione passiva è 8 più la competenza, se ce l'hai, più il tuo bonus di percezione. Io molte volte questa cosa la faccio per tutto, cioè nel senso, il barbaro che c'ha 20 a forza e magari c'ha anche la competenza in atletica, vuol dire che c'ha come atletica passiva 8 più a competenza più 5, quindi c'ha una, a livello 1, mettiamo così, c'ha un'atletica passiva dei 15, quindi magari cose che non ne so, arrampicasse, alza un carretto de merda, una roba del genere, glieli faccio passare tranquillamente. Poi molte volte chiedo il zio, se te la vuoi rischiare con il dado, fallo. Tu c'hai 15 de passivo, tu c'hai quel tuo dado che è quello, però io non è che gli dico la DC. Se te la vuoi rischiare per andare, cioè se vuoi andare sul sicuro con il tuo bel passiva fatta nella roccia, ok. Se te la vuoi rischiare magari appunto fare 20, fare cose in più, tira. Quella è una cosa che a me ha risparmiato talmente tanto tempo, mi ha dato modo anche di fare delle scene molto interessanti, come la cosa del raga, me fate un tiro su percezione. Quella è una cosa che io tendo per esempio a non fare, perché se tu chiedi ai tuoi player automaticamente di fare un tiro su percezione, quelli fanno con le orecchie, cominceranno a dire posso fare un tiro su percezione per vedere se c'è qualcuno sui tetti, per vedere se c'è qualcuno in mezzo alle persone. Che per carità, se poi c'hai dei giocatori bravi che non fanno appunto metaplay, non lo fanno. Cioè molte volte io sfrutto, che cazzo ne so, la percezione passiva appunto per far notare delle cose. Quindi io, tu noti una persona che se ne sta andando in un vicoletto, gli do l'aggancio, se lui va, tira percezione. Se magari c'è qualcuno che li sta inseguendo e loro per qualche cazzo di motivo si vanno a infilare in una folla, loro hanno automaticamente, chiamiamola, la furtività passiva. Ovviamente se stai in armatura pesante non ci metti magari, che cazzo ne so, il bonus della destrezza, come tu non lo metti per la CA, non lo metti per la furtività. È un buon modo per gestirsi le robe, oltre che vi risparmi un sacco di tempo ai master e cazza people. Certo, questa è una cosa che vi dico, se fate dovete avere sempre le schede sotto mano. Io personalmente proprio mi facevo delle sorta di colonnine con tutte le passive dei miei player. Però questo capisco che è il mio modo di masterare. Poi mi piace fare molte volte queste discussioni anche di D&D, dei consigli da master, perché molte volte me lo venite a chiedere un attimo come gestirvi le cose o come mastero io determinate robe. Non vedo l'ora in futuro di farle le sessioni qua sul canale. Non vedo l'ora.